Festa del ciclismo del Comitato Pistoiese, il Circolo Arci di Pontebugianese ha accolto anche per il secondo anno il Comitato Pistoiese, che ha riunito circa 200 persone per festeggiare tutti gli atleti, dalla categoria giovanissimi fino ai dilettanti, ma anche fino agli enti organizzatori e tutti coloro che si impegnano nella buona riuscita delle gare della stagione ciclistica. Quindi andiamo intanto a sentire i padroni di casa, se così li vogliamo considerare, il sindaco e l'assessore. Per Luigi Galligani, sindaco di Pontebugianese, oggi siamo in casa vostra, è la seconda volta, la facciamo diventare una piacevole tradizione questa? Sì, è una tradizione piacevole e anche qualcosa di più, perché il ciclismo a Pontebugianese, il ciclismo sul territorio della Val di Nievole è molto sentito dalla popolazione, quindi sono piacevolmente sorpreso che questa, anche questa volta per il secondo anno consecutivo, la Federazione Ciclistica Italiana di Pistoia abbia scelto appunto la sede di Pontebugianese. Mi auguro che possa proseguire nel tempo. Mi auguro che possa proseguire nel tempo proprio perché Pontebugianese ha dato in molte occasioni espressioni positive per il ciclismo, per la nostra provincia, e questo è elemento di orgoglio e soddisfazione. Dobbiamo, per dovere di cronaca, parlare anche di quelle che sono un piccolo, diciamo, una piccola nota dolente che però stiamo provando a risolvere, dico stiamo nel senso del luogo. La pista di Pontebugianese è finita, non si può usare, però diciamo ci stiamo muovendo nella giusta direzione? Bene, la pista non è una nota dolente, credo che sia un obiettivo che noi ci abbiamo perseguito da tempo, con grosso impegno da parte del mondo del ciclismo e direi del comune di Pontebugianese, con l'intervento della regione e la provincia si è potuta concretizzare in un progetto e in un finanziamento legato ai mondiali di ciclismo. Il problema pratico è la conclusione di questi lavori, legati un pochino alla erogazione materiale del finanziamento da parte della regione toscana, che oggettivamente in questa fase ha delle difficoltà legate al patto di stabilità. Lo so che è una cosa un pochino complicata, ma i meccanismi purtroppo sono perversi e noi dobbiamo far sì che nel mezzo a questi meccanismi si raggiunga l'obiettivo. La pista è terminata l'asfalto e quindi in bicicletta ci si può andare. Quindi, siccome già in bicicletta ci si può andare, con la prossima preparazione si può già rendere fruibile ai ragazzi che fanno allenamenti. Non ci si potranno fare le gare per il momento. Nel frattempo, con la regione che ci eroga finanziamenti, che noi abbiamo anticipato, il comune di Ponte aveva reperito i terreni in base a una variante urbanistica e tutta una procedura amministrativa, è stata realizzata. Presto anche dovrebbero, e si spera si possa far cominciare, i lavori degli spogliatoi. La realtà è che io mi piacerebbe molto tagliare il nastro nell'inaugurazione completa dell'impianto. Sicuramente ci sarà. Speriamo che questa data sia il più vicino a noi possibile, cioè che avvenga questo in tempi brevi. Sicuramente ci sarà l'impegno del sottoscritto, sicuramente ci sarà e è ancora necessario l'impegno del mondo del ciclismo perché si possa raggiungere questo obiettivo importante per tutti. Federica Fratoni, assessore regionale all'ambiente per Pontebugianese, comunque per il Comitato Pistoiese, è un po' una piacevole consuetudine quella dell'assessore, che non è voluta mancare al festeggiare questo comitato così attivo. Beh, devo dire che è una seconda giornata di festa. Già l'anno scorso la federazione e il comitato ci hanno regalato un momento di grande festa, di grande aggregazione, un modo per stare insieme anche per celebrare i tanti risultati che a livello sportivo sono stati conseguiti, ma anche risultati che come impegno amministrativo stanno arrivando in qualche modo a ultimazione. Veniamo ormai da una stagione dei mondiali conclusa, ma che ha consegnato alla Toscana pagine importanti di sport, e ora invece dobbiamo arrivare in fondo al completamento degli impegni che sono stati figli un po' di quella stagione, in particolare il ciclodromo di Pontebugianese, dove far allenare in assoluta sicurezza, anche svolgere gare soprattutto per i giovani che poi vediamo sanno impegnarsi e sanno dare grandi soddisfazioni anche alle associazioni del territorio. Quindi
un grande impegno della Regione Toscana, del Comune di Ponte Buggianese, ma devo dire anche un impegno portato avanti con grande collaborazione e condivisione con la federazione tutta, a tutti i livelli, per cui penso che questo territorio abbia marcato davvero un segno importante per consentire e per incentivare lo sviluppo di una pratica sportiva che sta nelle nostre radici, nella nostra cultura da sempre. Numerose le società premiate come la Polisportiva Mille Luci come campione provinciale dei giovanissimi, il gruppo sportivo Le Casette, il gruppo sportivo Claudio, il gruppo sportivo Dino Diddi, il team Franco Ballerini, la Impa Giusfredi, la Mastro Marco, la Monsummanese, l'Unione Ciclistica Pistoiese, il Velo Club Monsummanese, il gruppo sportivo Pozzarello, il team Valdinievoli, la Tosco Gas, il gruppo sportivo Vianova, la ciclistica Borgabugiano, il gruppo sportivo Bonechi e l'OCIP come organizzazione per la ciclistica pistoiese. Varie premiazioni anche per quanto riguarda le personalità come Ugo Ginanni, Francesco degli Innocenti e Franco Mazzoncini, premiati per una vita per il ciclismo. Vari premi poi a motociclisti pistoiesi, a Vivai e Galigani per il loro apporto che danno nell'organizzazione delle gare e non solo. Noi intanto andiamo a sentire altre interviste del presidente regionale Giacomo Bacci insieme a Maurizio Ciucci. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano, ormai siamo un po' agli sgoccioli per quanto riguarda le feste dei vari comitati regionali, quello di Pistoia però anche a colpo d'occhio, come dire, raggruppa un bel po' di persone. Ma io credo di sì, siamo in una provincia importante del tassello toscano. E credo che stia dando molto e abbia dato molto al ciclismo regionale, non solo, perché io credo che abbia sicuramente nel suo palmarès qualcosa di importante sia sotto l'aspetto dei risultati che dei tecnici e degli atleti. Quindi io credo un'altra provincia che dobbiamo tenere in alta considerazione, che può dare sia atleti che dirigenti che possono formare l'eventuale proseguo anche per il ciclismo. Possiamo dire forse Pistoia è una tra le province più trasversali, perché dai giovanissimi ai professionisti a Pistoia si trova di tutto, c'è un po' una bella distribuzione. Sì, e c'è anche l'ottimo risultato che quest'anno si ricorrerà il Lalciano, quindi vuol dire che c'è la volontà, vuol dire che c'è l'impegno e, come stavo dicendo, ci sono organizzatori, dirigenti capaci di saper superare anche i momenti difficili, quindi io credo una provincia a 360 gradi. Quello che stiamo attraversando è indubbiamente un periodo difficile per il ciclismo e non solo, però unendosi in giornate anche come questa si può trovare la forza e lo stimolo per andare avanti, perché comunque anche in una giornata come questa si dà lustro a chi durante tutto l'anno si dà una bella battaglia e spende un bel po' anche del tempo. Io credo che la presenza anche di oggi di questa gente dimostri quanto sono attaccati al nostro sport. I momenti sono difficili, sì. Speriamo che veramente la politica ci stia dando la mano giusta per far sì che si possa completare e riportare in avanti il mondo dello sport in generale, perché poi il mondo del lavoro è quello che ci supporta. Me lo auguro che questa ripresa ci sia e insieme a loro possiamo proseguire un cammino iniziato negli anni e che possa portare gli ottimi risultati di cui noi siamo sempre abituati a portare e a dare, perché la Toscana credo che sia questo, un'importante regione nel movimento ciclistico nazionale e non solo. Maurizio Ciucci, responsabile del settore giovanile per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana, oggi è il giorno di festeggiare il comitato pistoiese, che tanti comitati nazionali farebbero chissà cosa per poterla avere, un comitato come quello pistoiese. Ma sicuramente qua è, diciamo, un po' la Toscana ricca di tradizioni, ma Pistoia è una di quelle province che porta avanti, diciamo, tira il carretto per quanto riguarda il ciclismo. Io qua in provincia di Pistoia, tra l'altro, mi sento un po' adottato, ci lavoro come vigile del fuoco e niente, mi fa piacere essere qua in Toscana, specialmente qua a Pistoia, a festeggiare quello che hanno fatto i ragazzi di questa provincia. Agli onori della cronaca salgono più i dilettanti, i professionisti, le categorie più grandi, però per quanto riguarda il comitato pistoiese il settore giovanile è sicuramente un punto di forza. Ma deve essere sicuramente il punto di forza di tutti i comitati, perché è da lì che nasce veramente poi la forza delle squadre, la capacità delle squadre di andare avanti. Tra l'altro il settore dei giovanissimi, se è fiorente, se ha dei numeri importanti, troviamo poi dei numeri sia negli esordienti che negli allievi. Se è carente, se non viene curato questo settore, si troverà sempre più difficoltà. E Pistoia
diciamo che sta subendo un po' come tutta la regione un calo del numero di tesserati, a differenza invece dei dati nazionali che sono in aumento, e quest'anno abbiamo avuto il maggior numero di tesserati di tutti i tempi dei giovanissimi, all'incirca 16.000 unità. Quindi il 2016, almeno per Pistoia, come è messo a numeri di tesseramenti, soprattutto per i giovanissimi o comunque per il settore giovanile? Al momento è presto. Per quanto riguarda i giovanissimi, diciamo che adesso le previsioni non possiamo farle. Durante l'anno è sempre in crescita il numero di tesserati, perché come sai è una categoria di ingresso e quindi gente che piace la bicicletta magari si può inserire, quindi al momento non sappiamo. Sono dati dell'anno passato, ecco questo. E quindi i dati dell'anno passato cosa ci dicono? Possiamo cominciare a ben sperare? Dobbiamo lavorare, avere mentalità nuova. E, ecco, una cosa che dico sempre, dobbiamo dare un ingresso facile a chi si avvicina al ciclismo. Non dobbiamo far sembrare che sia già una categoria agonistica, dobbiamo far sì che i ragazzi che vengano capiscano che è uno sport tranquillo. Perché prima deve arrivare la passione e poi si può chiedere qualcosa a questi ragazzi, altrimenti li allontaniamo con le nostre mani. La chiave di lettura importante può essere la multidisciplinarietà? Sicuramente la multidisciplinarietà dà possibilità a tutti di esprimersi. Proprio ieri un ragazzino mi ha ringraziato di averlo messo nel fuoristrada, la mia vecchia Butese, che è andata a fare ciclocross e ha avuto dei grossi risultati, dei bei risultati. Quindi a me mi ha fatto moltissimo piacere. Però ecco, ribadisco il fatto che l'ingresso in questa categoria deve essere molto semplice, sia per il ragazzino e anche per i genitori, senza troppe richieste, eccessive pressioni, e questo credo che sia importante. Per gli esordienti del primo anno sono stati premiati Leonardo Galigani della Polisportiva Mille Luci come campione provinciale su strada, Giacomo Sali sempre per la Mille Luci e per il team Valdinievole Marco Baglione e Andrea Fattorini. Per gli esordienti del secondo anno il campione provinciale su strada Giosuè Crescioli insieme al compagno di casacca del team Valdinievole Marco Cecchi, per la Polisportiva Mille Luci Federico Altopiano e Samuele Petri, Luti Ancola per la Tosco Gas e Alessio Riccardi per il gruppo sportivo Vianova. Anche l'altra metà del cielo ha avuto il suo spazio, infatti sono state premiate Rosanna Lombardi del gruppo sportivo Vianova come campionessa provinciale su strada, Elena Pippi con un premio volontà e Dava Twislite della Impa Giusfredi, campionessa regionale su strada. A proposito della Impa Giusfredi andiamo a sentire il presidente Marco Luchi. Marco Luchi, presidente della Giusfredi Ciclismo, oggi si festeggia il comitato pistoiese, per il ciclismo femminile la Giusfredi non può che essere il fiore all'occhiello. Certo, siamo l'unica squadra professionistica femminile nel comitato provinciale di Pistoia, poi siamo reduci diciamo da una stagione bella, si è finita la stagione con 9 vittorie all'attivo, campionato regionale, abbiamo corso un po' tutta Europa, sicché siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo, perché la squadra è stata rifatta per il 2016 e pertanto si spera di migliorarsi. Accennavo qualcosa del 2016, perché comunque per quanto riguarda le professioniste, come dire, i lavori sono già un bel pezzo avanti, tante novità, alcune riconferme, l'obiettivo è di cercare di superarsi rispetto all'anno scorso. Sì, la squadra è rifatta, 5 atlete dello scorso anno sono rimaste e abbiamo reintegrato 6 ragazze, abbiamo tesserato un'altra ragazza in corsa, una ragazza di Empoli, Viola Galli se non vado errata, perché i nomi fino a che non entrano un po' nella mente, più abbiamo tesserato una junior, una Elena Pippi, una ragazza qui di Chiesino Zanese, pertanto siamo rimasti anche un po' nella provincia di Pistoia per creare un attimino un po' di forze future. Dopodiché stiamo chiudendo un accordo con la San Vincenzo Ciclismo, che ha tutta a 17-18 ragazze, da esordienti a allieve, per creare un po' un vivaio della società. Pertanto noi ci crediamo, speriamo che ci creda un po' di più la federazione, perché purtroppo io sono sempre quello un po' critico. La federazione guarda tante cose, ma il settore femminile lo sta trascurando abbastanza. Noi facciamo un'attività molto importante a livello, ripeto, europeo e mondiale quest'anno, perché abbiamo rinforzato la squadra con una statunitense, con una californiana, con una svedese, poi abbiamo riconfermato la Tuslite, la lituana, la Riabshenko ucraina, più abbiamo preso la campionessa rumena, la Kovrik, che ci siamo internazionalizzati, ci siamo aperti, costa tanti soldi. Però per quello che riguarda la federazione sinceramente non fanno più di tanto per darci anche una mano. L'importante è chiedere i soldi, quelli vanno dati prima e poi dopo si consuma, come si dice.
E provando a parlare di programmi, sappiamo già dove sarà l'esordio e quale sarà il programma di massima, almeno del primo periodo, della prima parte della stagione? Sì, l'esordio doveva essere in Slovenia il 26-27 e l'hanno rinviato o non lo faranno. L'esordio ufficiale sarà alle Strade Bianche il 5 di marzo, se non vado errato, dopodiché si farà la campagna del Nord. Si sta studiando di andare a Giro d'Italia, naturalmente Giro dei Paesi Baschi, la Francia, e poi si sta studiando per andare in America, per fare delle gare in America anche. Per quanto riguarda la categoria allievi, premiati Mesut Cepa e Federico Molini della Tosco Gas, Gabriele Matteucci della Pozzarello insieme a Ugo Zucaro e poi Mattia Russillo della Mille Luci come campione regionale su pista nella velocità e nella corsa a punti, Simone Innocenti e Andrea Innocenti come campione italiano in pista e campione regionale e su strada a crono. E a questo proposito andiamo a sentire Ugo Ginanni. Ugo Ginanni, presidente della Polisportiva Mille Luci, premiato con il premio Una vita per il ciclismo. Nel 2015, 50 anni della Polisportiva Mille Luci, un giusto riconoscimento per tutto quello che ha fatto Ugo. No, Ugo da solo non avrebbe fatto niente. Credo bisogna essere consapevoli che ci vuole tante persone, con tanta passione. E la passione che ci abbiamo tutti ci ha fatto arrivare a questi riconoscimenti. Lo voglio condividere con tutti i componenti della società. Li ringrazio tutti e vorrei pensare ancora a Alfredo e a Franco. E per il 2016, per la Mille Luci, si comincia un po' a vedere quello che sarà. Sì, nel 2016 sarà una ripartenza, tranquilli, con molta calma, con ragazzi che bisogna, secondo me, prendere quello che hanno, perché tutti gli anni non saranno semplici. E non sono belli, gli atleti si costruiscono piano piano e noi si lavora con ragazzi e si spera di portare ancora dei bravi ragazzi avanti. Atleti che si costruiscono piano piano, oggi per esempio è stato premiato tra gli altri Edoardo Sali, che comunque ha iniziato con voi, adesso è juniores del secondo anno, in odore anche di azzurro, però possiamo dire che un po' i primi passi li ha mossi anche nella Mille Luci. Sì, li ha mossi con noi. Ma non solo Edoardo Sali, gli Innocenti e tutti gli altri premiati. Mi sembra che sia stata la società più premiata. Però andiamo avanti e cerchiamo di crearne ancora. Abbiamo portato tanti ragazzi che sono passati da noi al professionismo. Speriamo di continuare. Io finché posso ci sono. Continuiamo a salire di categoria con la premiazione della categoria juniores con Edoardo Sali del team Ballerini come campione regionale a cronometro a squadre insieme ai compagni di squadra Daniel Gocai, Emanuele Pacini e Samuel Taccetti. Edoardo Sali è stato premiato anche per la conquista del titolo di campione provinciale, un premio poi anche a Lorenzo Brogi del team Ballerini come campione regionale su strada e sempre per la categoria juniores a Raffaele Di Rosolino della Polisportiva Monsumanese. Per quanto riguarda la categoria Elite ed Under 23, premiati Marco Corrà ed Alex Turrine della Mastro Marco, Claudio Longhitano come campione regionale su strada della Pistoiese e il suo compagno di squadra Nicola Parente, appunto sempre della Pistoiese, per il suo titolo conquistato nel ciclocross come campione regionale. Andiamo a sentire a questo proposito Davide Lenzi, direttore sportivo del team Franco Ballerini, e poi la conclusione. Davide Lenzi, uno dei direttori sportivi del team Franco Ballerini, una delle società premiate, forse quella più premiata per i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Il vostro 2015 è stato buono? È stato un ottimo 2015, come già detto in altre occasioni è stato un anno dolce amaro, molto dolce e un po' amaro per varie vicissitudini durante l'anno, però è stato un anno con grandi successi, campionato toscano su strada, il campionato toscano nella cronosquadre,
diciamo, un ottimo bilancio. In questa giornata sono stati premiati due ragazzi che praticamente dal 2016 confluiscono proprio nel team Franco Ballerini, quindi nel 2016 cosa ci dobbiamo aspettare? Speriamo di aspettarci un grandissimo anno, di riconfermare quello che di buono abbiamo fatto nel 2015. Ci contiamo, abbiamo fiducia, ovviamente è inutile nascondersi dietro a un dito. La squadra è molto competitiva, molto amalgamata anche abbastanza bene, quindi abbiamo fiducia di fare una buona annata. Domizio Spadi, vicepresidente del comitato provinciale pistoiese, ti abbiamo visto all'opera anche in questo caso, in genere siamo andati a vederti sulla moto sempre impegnato, anche oggi impegnato per la buona riuscita, i numeri vi stanno dando soddisfazione? Beh, l'essenziale è essere impegnati, perché poi in fondo la vita è fatta di impegni, perciò questo fa parte degli impegni privati, ma comunque che poi in fondo danno anche soddisfazione. Danno soddisfazione perché noi prima di fare questa festa abbiamo interpellato le nostre società, abbiamo deciso di farla insieme a loro, hanno aderito alla grande perché mi sembra che i numeri parlano chiaro, e questo è un auspicio che il 2016 sia questo l'inizio, perché tutto vada per il migliore dei modi. Dulcis in fundo, festa conclusa, Luciano Talini, presidente del comitato provinciale pistoiese, tantissime persone, proviamo a tracciare un bilancio della stagione e di quella che è stata la festa. Sì, è stato un bilancio, io direi meglio di così, la provincia di Pistoia non poteva aspettarsi. Abbiamo ottenuto complessivamente 7 maglie, abbiamo riportato, fra le quali 6 campionati regionali e un tricolore, perciò è un bottino invidiabile. Ci abbiamo degli atleti già convocati per la nazionale juniores e speriamo che questo avvenga, che sia protagonista nel cronometro. Poi le organizzazioni delle gare sono state perfette, il prossimo anno mi sembra che abbiano quasi tutti riconfermato la data, perciò non c'è da aspettarsi di meglio. Io pensavo che qualcosa si perdesse, invece si sta riconfermando. Il Gran Premio di Larciano, che era il fiore all'occhiello per la provincia, verrà rifettuato il 6 di marzo. Ha già delle adesioni importanti, quali l'Astana e l'ultimo vincitore del Gran Premio Industria e Commercio di Larciano. Il resto niente, vedo che le società sono entusiaste, e l'entusiasmo c'è, la voglia c'è di ripartire, perciò che devo dire? Devo dire solo un in bocca al lupo alle società e agli atleti per un 2016 brillante per loro. When everybody's still at my door.